Benvenuti ragazzi, oggi siamo qui dopo mesi e mesi e anche dopo aver registrato ci vorranno altri mesi per questa nuova puntata di Crash Team Racing per PS1 ovviamente. Oddio, lag estremo. Comunque lag estremo. Comunque benvenuti dopo esattamente un attimo che vado a controllare. Giusto per dopo capire esattamente quanti... 5 mesi. Vabbè, 5 mesi non dall'ultima registrazione, dall'ultimo video, cioè dall'ultima registrazione è passato tipo quasi un anno. No, l'ultimo video l'ho caricato tipo 2 settimane fa. Vabbè. Però dico l'ultima parte di GTR. Il video che hai pubblicato per l'ultimo di Crash Team Racing, tipo l'avrei registrato chissà quanto. L'ho caricato a dicembre, però penso che l'avrò caricato sempre. Cioè, in sottofondo avrete anche il concerto del 1° maggio, perché. Sì, per chi non lo sapesse oggi è il 1° maggio. E sono le 21 precise. E Genzo vi dedica anche il Roots. Comunque siamo, vabbè, sono io insieme a. Aspetta, un attimo. devo ricordarmi come mi chiamo. Per caso vedi là? Davvero? Vai di là! Introduzione. Questa era Genzo. Allora. Genzo, per chi non lo sapesse, è il fratello. È Genzo, quello che fa le canzoni. Sì, sì, è caso, non mi sono lamentato. Io però prima di iniziare con discorsi molto profondi, volevo ricordarvi una cosa abbastanza importante. Quando si gioca a Dust 2 perdendo, bisogna rushare mid 2B. Visto che siamo nel visto che siamo nel periodo dei ragazzi autistici, volevo chiedervi se potevate fare una donazione al seguente numero: no. 368 1552. Mi raccomando, un SMS con su scritto MANS. Ma visto che siamo in vena di queste cose, io ti posso chiedere liberamente perché non c'è Domenico. Oh, cadito. Oh, tasi. Perché non c'è Domenico quest'oggi insieme a noi? Kimbo! E infatti sentivo la mancanza. Ma dove sei Kimbo? Voglio sapere perché non c'è Domenico. Domenico praticamente stamattina aiuta la putica e si fa panino. Poi. Sta morendo. No, è che mi segno mangiata la pasta con Rubi Parigi, quindi. Ah, sì, infatti. Si è fatto panino alla putica. Però chi succa da putica viene a golf. Praticamente Domenico dopo 2 minuti ha spammato tutto. Ma. Però c'è rimasto Luigi, quindi mi dispiace. Sembra giusto. Signora Giovanneggia, non capisco dove sia il motivo di tutta questa cosa stupida che lei sta facendo. Ma che problema, me la stai fregando? Signora Giovanneggia, questa non è il momento giusto per dire queste cose. Ma che me ne frega, me? Giovanneggia, la porterò con me in Russia se tu non finire questa storia. Ehi, andiamo lì. Noi prendere il primo aereo dalla mezza terra. Adesso. Mamma che schifo. Che è successo? Che è successo? No, tipo rifacciamo perché ha fatto schifo. Sei convinto che taglio questa parte? Errori sul set. Chi è? Tasi. Messaggi live. Comunque stavamo raccontando del panino. Praticamente era aiutami a mangiare. Cioè Domenica era aiutarsi a mangiare panino. Sì. E che su negozio a Vienna Golf. E poi ha fatto Domenico giusto per curiosità. Ma l'ha visto la golf. Sono sceso. E ci ha fatto vedere la golf. E poi praticamente. Esigenza si sta cito. Sì, ma cioè il concerto è il 1° maggio, Left 4 Dead, sì, un'altra cosa. Ah, diciamo.
Ecco. Già, ecco che non già sperava. Che cazzo del computer. Dici che godo. Hai crashato computer, ragazzi. Stavo dicendo, sono uscito in un parcheggio per vita golf. E domenica ho visto una sopra. Come tipo. Da fango alla golf, ovviamente. Non c'è da sclera. Oh, soltanto che a un certo punto. Che su qua si scopre che aveva la sopra. E niente. Domenico tipo. Però, quando era aperto la sopra, facendo un rumore strano, tipo. Nendo sopra la diesel. Non lo so. Le tue cuffie non lo so dove sono. Nendo in pratica si è scoperto che sopra la diesel. E si è sparato. Quindi, ovviamente. Ma lo sai che ieri sono andato al negozio sportivo. Mi sono comprato un bel pallone. Sì? Sì. Davvero? No. Però, cioè, non è che vuoi bucarmelo. Dipende. Di cosa? Gioca. Non ti sa mai. Perché se tu vieni io che sotto a casa mia, io tu un poco, pallone, tu un poco. Sì, sa. E non c'è più pallone. Comunque, in questi 5 mesi che non ho caricato parti di GTR, cosa è successo? Narraci. Praticamente è successo che a Cosenza ti è nato sindaco Pier Francesco. Sì. E poi c'è una cosa, una picchia importante. Cioè? Un pezzo di attualità che potrebbe interessare. Cioè? Per Frange. Ma tu per caso mi hai messo sotto a nuca zebbo? No. No, perché mi ha detto Ilaria che ti ha visto sotto a casa mia. No, io non vado a villaggio dopo da un sacco di tempo. Ma per caso eri con una pittica la tatala? No. Ah, c'era pure un amico tuo. No, era... Ero con una bicicletta picco. No. Oh, è pieno di coccio. Alla prossima, ci rimane. No, non c'è niente da pe. Ha capito? Sì. Ha capito? Sì. Ti cazzeppo la vita io. Ti faccio diventare link. Oh. E pace. Guarda, poverino. Capo mi licenzi. Se no. T'ha posto. Aiuta a pigliare Nutella, che è successo? Che polizia? Non sei un po' vecchia per mangiare la Nutella. Che boh! Che boh! Che piglia con una malattia. Tanto dici giusto. Ci fa rimane. Mi sono rimasti 22 secondi di vita. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Tanti auguri, buon anno. Morti. Ragazzi, io volevo ricordarvi che il quadro normativo si caratterizza per il riorientamento delle linee di tendenza in atto al di là delle contraddizioni e difficoltà iniziali, ipotizzando e perseguendo quale sua premessa indispensabile e condizionante una congrua flessibilità delle strutture. Lo stadio evolutivo del T-Tauri, ricordandone il significato essenzialmente teorico e tenuti nella dovuta considerazione in casi eccezionali, anche se talvolta ciò non sia rigorosamente necessario, rivela un grande valore euristico per il superamento di molte difficoltà sperimentali e un'adeguata valutazione del peso da attribuire alla presenza dei neutrini, che in questo genere di ricerche possono avere un certo determinante. L'utenza potenziale presuppone... No, ero su un generatore di frasi a caso che stavo leggendo. Ma... si spirito. Sì. Quello che... sono esperto pure io. La pagina nei commenti c'è uno che si chiama Merlin. Non è che è per caso parente a Franghi? No. Allora io volevo ricordarvi di nuovo di donare a questo numero. Le donazioni sono una cosa importante. Ah, ci vuoi presentare un'altra persona per caso? Doveva arrivare un mio amico, ma ci vuole ancora un pochino. Sì, poi.
Ha detto che arriva verso le 10, un quarto, quindi tra poco arrivo. Ma è una ragazza, qualcuno. Ah, sì, sì, c'è pure un'amica, ma insieme all'amico. Come si chiama? Si Passa. chiama... Ciao, ma. Sì. Convinto. Vai. L'amico si chiama... Te lo devo dire? Sì. Sicuro? Sì. Simone. L'amico vuoi sapere come si chiama? Sara. Mo... Ah, aspetta, mi sa che sono arrivati, mi sa che sono arrivati. Aspetta, venga. La puttana si viene di capo. Oh, zizi, tutto a posto. Ma quando ti... se tu mi fai la mano. Sara, tutto a posto. Sì, ma sì. Ma che... Oh, ma lo sai chi c'è in chiamata? Che dici? C'è più Francesco. Uè, cigna! Non mi chiama così. Amaro! Ah, ecco, ora sì. Ciao amore! Ciao. Come stai? Tutto bene. Vai, la tua vita da villaggio europeo. Male. E perché? Perché esisti tu? Ma tu di Apollo tu conosci? A chi? Apollo! Chi? Ippolito! Ah, no. Eh no, perché mi ha detto mio padre che ti ha visto sotto casa mia l'altro giorno che guardavi la targhetta. No. Non ero io sicuro. Sei sicurissimo? Sì, sicurissimo. Ah, No, perché lui mi ha detto questa cosa qui e quindi volevo farlo sapere. No, tranquillo. No, perché ultimamente dici che ti hanno visto pure al Colosseo, con un amico tuo che fa il pro con la bicicletta. Fa lo slalom fra le colonne? No, non sono io. Eh no, ma dici che l'ha cancellato pure un chilo video perché pensava tipo che... stava dicendo... Sospira tutto qua. Non ce la farò mai. Comba, cigno. Cigno Simone, t'ha Ma Simone, prima cosa non parla così perché è troppo minchia per parlare così. Gamba da siempre. Ecco, bravo. Ma tu È ci mio entri nel cacco. server di Minecraft? Comunque. Cos'altro dire? Ah, siete tutti qua? Comunque, praticamente c'è un mio amico che mi ha lasciato una lettera. Sta lettera parla di questo ragazzo. È proprio una lettera commovente. Praticamente parla di questo ragazzo che ha deciso un giorno di lasciare casa in cerca di una vita migliore. Te la leggo. Il sogno mio realizzerò. Tu ci puoi scommettere. Un ninja anch'io divento. Dopo tante lacrime. Versate per lui. Che non sono un orfano. Servite per convincermi. Che di amici non ne ho. Saluto i Saluto i guai guai degli anni degli miei, anni miei. Che che ormai ormai sono sono 12. 12. Diventerai. E fra ombre e luci. Nella Giovaneggia mia, villaggio villaggio Europa. Tu credi villaggio Europa is the in best place of Underlord Maiora, verso 4 miglia is where I villaggio go. Europa. Quando c'è la versione di Shape of You, versione villaggio Europa? Adesso però io volevo leggerti un'altra lettera che mi ha lasciato sempre questa persona. Questo è veramente commovente. Anche se è un pochino solita a dire sempre le stesse cose. Allora, amica tua, una canna fatta di magia. E quell'amo, una calamita. È possibile cambiare strada? Oh,
Giramondo come i marinai. Quanti mari vedrai. Sanpei. Sanpei. E la barca va, la barca scivola. Con te dietro i sogni che fai. Sanpei. Sanpei. 13 anni e peschi l'impossibile. Perché lì. Lì. Basta. Sanpei. Ma. In sottofondo. Quando il video. La canzone che state sentendo in questo momento è Sanpei. Mi ricordo. Ma non è che per caso sia la storia del Grand Tour? Del Grand Tour? Sì. Qual è Grand Tour, scusa? Aspetta, te lo scrivo. Sì, so anche quella, però prima volevo leggerti un'altra lettera, questa è veramente triste, perché parla di questo ragazzo. E come mai? Che si è ritrovato praticamente da un giorno all'altro a stare con se stesso dopo che è stato cacciato di casa, dopo una situazione familiare e economica un pochino tragica. Volevo leggerti un piccolo estratto. Giro di notte, con le scarpe rotte, i pensieri che ballano. Sento le note, una mano che le percuote, le strade parlano. Dicono torna indietro, non farti più rivedere, finché non fa giorno, ma non mi levo di torno. Sognami come un unicorno. Fumo la neve. Lo faccio uscire solo l'inchiostro. Aspetta, però qua c'è la base inedita, aspetta. Vai, vai. Andiamo avanti, adesso ci puoi raccontare il Grand Tour. Devo raccontare il Grand Tour? Sì. Aspetta, un attimo, perché mi ha lasciato un bel po' di lettere, devo dire, sai, c'ho anche questa. Sto facendo una ricerca sul computer perché... Un attimo. Ah, ok, ce l'ho. Ma devo raccontare perché è un pochino profonda. Sì, vai, vai. Ma mi sembra la stessa cosa sto testo. Allora. Io lo so che si può inventare speciali, perciò ci proverò. Quanti eroi, coraggiosi e leali, combattono per noi. Volontà. Chi ce l'ha? È il più forte dei forti. Niente lo fermerà. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità. Per Franchino, in ogni incontro, si nasconde uno scontro. Lo sa, non ci sono tregue. È la revolver che ti insegue. Franchino GT, siamo tutti qui. Non c'è un revolver che spara più di così. Franchino, perché ogni proiettile è la magia che risplende in te. Franchino GT, it's for you and me, in a bullet that wants to go into your head. Franchino chissà come finirà e alla fine chi morirà. Franchino GT, it's all for you and me. Dragon Ball GT. Dragon Ball. Ok. No, ne ho un'altra in mente. Ma non è che per caso tu sai la storia dei demoni che non piangono mai? Praticamente sì, c'era un mio amico, il cugino di un mio amico, che mi raccontava che tanti anni fa a Coso, a 4 miglia, c'era un negozio che praticamente si è scoperto poi più tardi di essere infestato dai fantasmi.
è praticamente è una cosa abbastanza strana. E poi questo negozio un giorno ha chiuso. E qua il giorno che è chiuso, sulla porta c'era una lettera. Tra diciamo di addio. Però era strana, perché non è che recitasse cose tanto normali. E infatti poi è stata pure inquisita la stanza, l'hanno fatta controllare tipo dai coda, dai preti, perché era una cosa un pochino strana. Ti leggo soltanto un piccolo estratto, che è la parte iniziale. Poi c'è l'altra parte che è in italiano, però la parte quella in inglese è quella più caratteristica. Devil may cry. The spell is called tonight. Pictures of you I've lost in my time. Devil may cry. Che tradotto significa i demoni, i diavoli possono piangere. La magia è calda, è fredda. Foto di te. Sarebbe this bad. Testa zitto. Mi sono perso nel mio tempo. E questa è la frase che lascia più scalpore. I diavoli possono piangere. Poi c'è una parte. Una parte molto profonda. Che recita: ma nelle mutande ho sempre un bel imbusto. Questa tipa faccio finta che mi vuole bene. Dopo mi scordo anche come si chiama. E da dove viene? Tra parentesi c'è scritto Villaggio Europa. Poi mi fumo più fast. Comunque amore, l'ho deciso. Voglio suicidarmi, dammi un po' di veleno. Vuoi un po' di veleno? Sì. Un attimo. Gra puttana. Ti leggo soltanto la parte più normale, perché vuoi un po' di veleno, non sei sicuro? Sì. Un attimo, sto cercando una parte che sia dicibile. Un attimo. Ok. Quando entro sulla base, questi gridano. Che sto dicendo? Che cazzo? Quando entro sulla base, questi ancora che mi guardano. Non sono capace, quindi gridano allo scandalo. Sulle basi le te faccio il vandalo. Guarda che sono raggiunto, tu sei sulla base. Quando ti sto affogando, ti metti, mettilo qui, ti sono solo ci vai contenti. Le tecniche che tu cerchi ciò, se faccio il basta. Ma boia, diciamo che... No, adesso però te ne volevo leggere una io che ho fatto... Ho messo tutto il repentaglio, lo sai. Mi dispiace, però io volevo farti capire un attimo una cosa. Un milione di persone su quello target. Però non ti entra proprio nessuna maglietta. No, tranquillo, non abbiamo fretta. Ok, registra. Non abbiamo fretta. Dopo il video ci rolliamo pure la pancetta. Ed i miei fra qui che fanno la ola. Noi che gonfi di coca. Fra tu di Coca-Cola. Senza nessun rimorso o rimpianto. Quindi sarà fortino. E pigliamo tutto quanto. Chep Gamer, lo faccio per voi, come Chep Gamer, lo faccio per voi, come Ciccio Gamer, quello che vi consiglio. Comunque, dicevamo, ad ogni modo, volevamo ricordarvi che questa serie da oggi diventa a pagamento. Se voi foste ancora interessati a seguire questa serie, dato che sareste in pratica costretti a pagare una piccola somma, potreste anche contattare il seguente numero: 345-785-7504. Perché quello? Il referente di questa cosa si chiama Domenico. Sarà molto felice di aiutarvi. Tantissimo. Poi se volete abbiamo anche una persona più... Scusa abitudine. Una persona che potrebbe esservi anche più utile. 388
489-0765. Aspetta. Il nome è Ilario, mi raccomando. Un attimo che cancello questa chat perché è ignobile. Comunque, ti stavo dicendo che oggi ho messo tutto il repentaglio. Ho messo tutto il repentaglio. La gente parla di me, ma non so. Qual è il peso del mio bagaglio? Pesa troppo ricoglio da raga. Però no, quello che a me, cioè, ma tu sei consapevole che stiamo registrando chissà da quando e non ci calcolerà nessuno? Vabbè, ma sti cazzi. Sei arrivati a questo punto del video, io tanto lo sai che sono ubriaco e sono alle 3. Senti, che tu mi dici i testi delle canzoni rap, io non le so. La sai questa. Ad ogni modo, io volevo ricordarvi. Tu sai. No. No, se siamo comunque, visto che siamo comunque ad un orario molto avanzato, tipo, volevo cantarvi una bella ninna nanna. Ninna nanna, ninna oh, questo flow a chi lo do? Numa 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 vedo giù la mia bolla che venta glu, e alla fine Superman muore. Alla fine Franchino spara. Vabbè. E dopo Ilaria scrive: volevo parlarti di noi. La 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 la, che stupida che è Ilaria. La 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 la, 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 la. Franchino è qua. Sembra tipo una cosa tipo fa il bene a Death Friend. Amici telespettatori, oggi vorremmo ricordarvi che l'offerta 2 Pierfrancesco al costo di 1 è terminata. In caso doveste essere ancora interessati, premere il tasto numero F. Perché? Grazie per aver premuto il tasto numero F. Da questo momento in poi sei abbonato a tutto il calcio del Nocera Calcio. Nocera? Sì, sono io quello di Sarabanda. Non guido Lamborghini, guido una panda. Trick e track e trick, basta. Comunque questa parte dovrebbe essere finita. Signori telespettatori, vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo alla prossima puntata di Crash Time Racing, che potrebbe delayare, potrebbe essere ritardata di ben 74 mesi. Grazie, alla prossima. Ovvero quando sarete tutti morti. Musica! Fatto.